Io ho avuto molto vicino il tornatore e ho avuto bisogno di lui. Un viaggio fantastico, bellissimo. Guardati che gente che va in giro. Crea imbarazzo quasi a vederlo. Ti lascio in pace. Ogni tanto tu devi avere l'impressione che lui possa entrarci nella storia. Buonasera. Praticamente Torre mi diceva sempre di guardare dove era lo scotch. Perché non me l'hai detto? Nessuno mi ha dato le risposte che mi ha dato lui. Tornatore difficilmente taglia le scene che gira. Avrei dovuto capirlo. Ditemi che è morto. Il tornatore mi parlò al telefono dicendo che aveva pensato un personaggio per me che voleva verificare. E così ci siamo incontrati, ci siamo molto divertiti perché le date non erano state chiare. Io ho sentito che c'era quasi subito una simpatia, penso. Le cose accadono per miracolo, come sempre in questo lavoro, sì, il talento si serve, certo, però colpo di culo. Io De Puccio lo conoscevo da tanti anni, c'era sempre della simpatia, ma la simpatia, poi sai, facendo l'attore, uno spera sempre di essere catturato, di essere chiamato, perché la stima la raggiungi se qualcuno ti fa lavorare. E Puccio invece non accadeva mai. Salutavamo, facevamo dei complimenti, ho visto qua, ti ho visto là, complimenti, pim pum pam, ma poi finiva sempre lì. E un giorno improvvisamente, poi per miracolo, qualcuno mi ha detto ti vuole vedere per Puccio, per offrirti un ruolo. Dico, cazzo, ma è uno scherzo, ci siamo incontrati a Cinecittà, ma come mai dopo tanti anni che ci conosciamo, improvvisamente? Dico, perché tempo fa ero a casa, stavo zappando con la televisione e mi sono soffermato su un tuo primo piano e proiettavo un film che tu hai fatto che si chiama La vita come viene. Stefano Incerti, dove ti ho visto fare un ruolo completamente diverso, questo padre dolcissimo, umano, per cui mi hai sorpreso, Aberi. Cioè tu capisci che io personaggi così l'avevo già fatti, però se non ti vedono, io ho avuto colpo di culo che lui quella sera era a casa, stava zappando e in combinazione in quel video, quel cazzo di televisione c'era la mia faccia, se non l'avrei mai fatto fin con Tornatore, sarei morto senza farlo, e lui senza farlo con me. E probabilmente Tornatore ha avuto sempre una grande stima nei miei confronti, però non era mai capitata un'occasione per propormi un personaggio che fosse adatto, dico, anche alla mia personalità, alla mia tipologia, anche se Muffa apparentemente non lo è, perché io ho fatto sempre forse personaggi positivi, quindi stiamo parlando di un personaggio diabolico, ma lui pensava che io potessi affrontare il diavolo attraverso questo personaggio, che è un personaggio talmente estremamente negativo. Mi ha detto che ero l'attore più generoso per interpretare un personaggio del genere, perché altri avrebbero tentato magari di farlo anche simpatico, ma io non sono cascato in questa trappola. Mi chiama l'assistente di Tornatore, mi passa Giuseppe, il quale mi dice c'ho un ruolo, non lo vuole fa nessuno, non ho pensato a te, qui mi dicono che potresti farlo. Vieni a Trieste, ti leggi la sceneggiatura e mi dici, io vado a Trieste, alle 5 mi dà la sceneggiatura, la leggo, prima di cena gli dico che la faccio e poi andiamo a mangiare. Clara aveva un nome presso un'agenzia di casting, ma per le pubblicità, che peraltro non ha mai fatto. Hanno chiamato, hanno parlato con papà di Clara, dicendo che c'era questo casting per un film di Tornatore e per pura curiosità ha portato Clara a Torino. Beh sì, c'era una confusione tale di bambini, nonne, mamme, papà. E così poi Clara è entrata e io non so che cosa poi è successo. Mi hanno detto di cantare una canzone. Mi ricordo io, Micino Micetto è cantato. Poi dopo 15 giorni mi hanno chiamato dicendo che era passata così, erano rimaste una ventina di bambine. Sono andato ancora una volta e poi hanno mandato a casa un copione, una piccola parte, che era poi la scena del film dove lei era malata in ospedale. E siamo ritornati un altro giorno dove c'era Tornatore insieme ad Alberto Mangiante, il tuo regista. Praticamente quando facevo la scena lui mi faceva venire vicino alla telecamera e mi diceva cosa avevo sbagliato. Ma ha contattato la signora Fattori, che era l'organizzatrice, penso. Avevano scelto Clara. Infatti quando l'ho detto a lei, mi dice, oh!
è rimasta spaventata. Ma insomma, io devo essere sincera, in cuor mio speravo che non la scegliessero. Ero talmente preoccupata per tutto, nel senso che vabbè, lui all'ultima, questa, quando è stato incontrato tornatore, ha detto va bene, ok, abbiamo fatto quest'ultima prova, sceglierò delle tre candidate chi sarà la bambina che secondo me va meglio. Ci ha anche detto che bisogna passare tre mesi a Trieste, fissa, è comunque un impegno per un bambino di 5 anni. Come fai ad avere la certezza che un bambino prosegue un impegno, mantiene un impegno per tre mesi? Puoi firmare tu come genitore, però come adulto, però un bambino gli dici vuoi fare un film, non sa neanche che cos'è, insomma, prendo la decisione per un bambino, ma anche noi come famiglia, perché comunque c'era lei piccolina, noi lavoriamo, poi completamente nuovi da questa esperienza, io personalmente ero spaventatissima. Io ero felice personalmente, sapevo che sarei stata assente per tanto tempo all'asilo, un po' mi dispiaceva, però sapevo che doveva essere una cosa bella. A parte i nostri genitori, nonni praticamente, l'asilo non è stato informato, abbiamo detto che per motivi di lavoro la bambina si assentava. L'hanno saputo quando l'hanno vista al telegiornale, che c'era la presentazione del film al Festival di Roma. Il primo incontro l'ho fatto con, con il produttore esecutivo, che è Laura Fattori, che mi ha parlato del progetto e mi ha dato la sceneggiatura. Poi ho incontrato Giuseppe nel suo ufficio, chiacchierando con lui circa tre ore e mezzo, e lo considero ancora uno degli incontri di lavoro più belli che ho fatto. Io ero molto contenta di poter dare una prova così, pensavo anche di trasformazione. Poi io amo molto i gialli. Lei è una bellissima sceneggiatura, accattivante, no? Scritta bene, è un film forte, un film tragico, doloroso. Io credo che Giuseppe sia l'unico che ha il coraggio di fare film di genere con quella mano lì. Era un po' le mie possibilità attoriali, perché a me ultimamente la scoperta dei personaggi estremi è molto più importante di una certa tipologia di personaggi buonisti o di ruoli che devono piacere al pubblico, e per un attore comunque è una bella prova proprio di misurarsi con la parte più spiacevole dell'uomo. Ho visto dei film degli anni 40 perché si voleva spingere molto l'idea degli elementi, quindi del fuoco, del vento, della luce. Quello è stato il primo approccio, ci siamo incontrati su quello e poi lui ti dà sempre delle chiavi. Te ne accorgi solo alla fine del film come sei stato pilotato a dare il massimo. Ho ricordo benissimo che la prima scena che ho fatto è stata a Trieste. È la scena dove sono spiata, quando vado a portare i resti del cibo. O fece una cosa veramente indimenticabile. Mi chiamò fuori da quel porticina da dove venivo, lui mi chiamò Piera, io pensavo forse per fare più vicino con l'obiettivo, tutte queste cose. E poi si girò verso là, tu pensi, questa è la prima scena girata da Piera degli Sposti. E così mi fecero un applauso. Beh, l'aveva lui in qualche modo, non lo dico, implorato, insomma, l'aveva un po' chiesto, ma però è stato. Infatti telefonai subito a mio fratello per dire, sai che oggi ha detto questa è la prima scena, no, neanche fossi Marlon Brando, voglio dire, dunque ero molto contenta. Con una capacità proprio di entrarti nelle pieghe, raccontarti, poi su sette, era molto divertente con tutti, devo dire, la parola piacevole con tutti, con la troupe. Poi lo facevo molto ridere, mi diceva, ah, beh, non mi fai ridere, ti prego, adesso basta, sai perché ero in vela, perché mi sentivo bene io, e per cui era un piacere come fare l'amore. Io chiedo sempre ai registi, sarai buono? Per me è sempre importante che il regista sia buono e che io non abbia paura. Io mi apro molto quando non ho paura, forse si capisce abbastanza che mi spaventerei. Lei è stata proiettata in una città nuova, in una casa che non era la sua casa, via dai suoi compagni, per cui dalla sua vita normale. I bambini, si sa, vogliono mantenere sempre, sono molto abitudinali, cioè. Per cui sradicarla da qui, non avere più la sorellina e tutte le sue certezze, e vivere in un mondo di lavoro, per cui quando si girava dover restare zitti, dover rifare 100 volte la stessa scena, è lavoro, cioè lì no, non è che c'era lo sconto, era puro lavoro, insegnarle la parte, per cui anche trovare il tempo per lei e la voglia di farla studiare. Che non è solo studiare la parte delle frasi che doveva dire, cioè sapere che quando uno apre la porta devi alzare lo sguardo, non so, qualsiasi situazione doveva sapere.
e poi perché anche Tornatore è abbastanza esigente, insomma, vuole sempre il meglio. Era attento a tutto, era uno che non perdeva un colpo, era attento alla comparsa, alla scenografia, ai costumi, all'assemblaggio. Tante volte hai l'impressione che abbiano scene prese al posto degli occhi. Creava un'atmosfera di grande tensione, ma una tensione propositiva, una tensione creativa, una tensione intelligente, una tensione magica. E c'era questo silenzio che è così raro quando giri, come eravamo su un livello alto. Ecco. In questo film c'è una tale tensione, tutto ciò che accade nella costruzione. Io facevo un giochetto, guardavamo la prima inquadratura che facevo, poi iniziare a lavorare. E poi lui ci lavorava su questa inquadratura, cambiava, spostava un pochino la macchina, magari cambiava qualche volta l'obiettivo, fino a costruirne una simile, ma molto più bella di quella che ti aveva proposto. Ha già idee ben chiare di quello che devi fare, ma nonostante tutto non si ferma mai, la costruisce. È stato così squisito, così attento, che ogni cosa che ho fatto come Gina gliela devo. Era lui che mi diceva: pensa qualcosa di bello che ti è piaciuto. Io dico motore quando mi dici che sei pronta. Sì. Beh, raramente, con tutto che io sono privilegiata. Era una persona calma, molto gentile, continuava a correggere per migliorare. Noi abbiamo avuto la fortuna straordinaria di aver girato con un'attrice a cui potevi chiedere l'impossibile e lei ti ridava l'impossibile di più. Xenia Rapo, attrice meravigliosa, e tra l'altro sono buffo perché io dovevo riprendere da lì a un mese Zio Vania di Anton Chekhov, e lei doveva riprendere dopo il film anche lei Zio Vania, perché ogni tanto in camerino lei faceva la parte di Sonia, mi pare, io naturalmente di Zio Vania. Lei diceva le battute in russo, che diceva in italiano, era divertentissimo. Quando l'ho conosciuta meglio, ci abbiamo fatto amicizia. Infatti una delle tante preoccupazioni era chi era questa donna che avrebbe lavorato principalmente con Clara. Quando siamo andati io e lei giù a Roma per la prova costumi e ci siamo incontrate a pranzo, Tornatore ha fatto in modo che ci si incontrasse a pranzo con Xenia, era la prima volta che abbiamo vista. Lei è stata talmente carina, io me la ricordo, perché nonostante non sapesse l'italiano, eccetera, ha avuto il pensiero di portarmi una tavoletta di cioccolato, voglio dire, comunque un pensiero. Lei è anche una mamma, per cui si vede che ci è arrivata anche per quello. Sono andato là dicendo, mettiamoci in questa cosa. E lui non è stato convinto che io potessi farlo, fino a quando non gli abbiamo presentato tutta un'immagine, che è poi il primo giorno che entra in casa e c'è lei che parla con Xenia, e lì lui si è convinto. La cosa che mi piaceva di più era aprire gli occhi piano e dire: ma perché mi fai sempre firmare? A parte che tenere gli occhi fissi è già difficile, quasi impossibile con i riflettori, lì non c'è trucco. Per me è stato difficile questo, è difficile la caduta dalla scala. C'è di peggio, Devo andare. Io, siccome sapevo che dovevo cadere, prendevo un'aria un po' impaurita e il Tornatore diceva: no, ma tu non lo sai, tu devi essere sorridente. Cioè, voglio dire, non è come, non so, per dire, il teatro, che sei lontano, dai, si vede, non si vede. Insomma, io avevo l'aria di chi lo sapeva, cosa, aria che non dovevo avere per niente, anche gli ultimi sempre legati alla scala. Poi il Tornatore mi ha detto: io voglio che credano che tu sei morta. Dunque, non solo delite, avevo gli occhi fissi, c'avevo anche fissi i polmoni, che per me era una fatica. Beh, lui è stato molto carino, devo dire, una persona splendida. Ha detto subito intanto che Clara, io non sapevo neanche come si girasse un film, che Clara non avrebbe mai ovviamente assistito a tutte le scene nelle quali non c'era lei, ovviamente. Le scene che secondo me erano, secondo noi, erano violente, ci hanno spiegato che le avrebbero comunque rappresentate a lei sotto forma di gioco. Infatti così è stato. A volte mi mettevano dell'acqua finta e io facevo la faccia triste, oppure mi facevano piangere. No, il pianto che era vero era torta. Nel naso c'era schiuma da barba, quella. Perciò bruciava un po'. Allora io, appena finivo la scena, le spruzzavo nel naso quelle soluzioni fisiologiche per lavarlo. Solo che le bruciavano anche gli occhi, si era molto arrabbiato. Allora non ne poteva più, si era messa proprio a piangere.
Ma figurati se ti fanno cadere con la faccia nel fango, è tutto finto, vedrà. E invece l'hanno fatta cadere con la faccia nell'acqua, per cui hanno scaldato l'acqua, l'hanno versata in questa buca e poi le hanno fatto uno scambetto. Considera che Clara aveva le mani con un filo legate dietro e lì ha pianto, era vero. Invece quella delle cadute, quando era legata con Xenia eccetera, si è divertita. Sotto comunque c'erano i materassi, anche il parquet, sembra parquet, non era parquet ovviamente, sotto c'era la gomma piuma e poi uno strato di finto parquet, insomma, era plastica pura. Lì piangeva per recitazione, ecco. Andavano avanti la ruota libera per tanto, hai capito? Era un continuo, buttare a terra, tirati su, buttare a terra, tirati su, per cui erano entrambe molto stanche. E lui andava sopra, praticamente diceva, bene, adesso fai fatica, adesso dille che non vuoi più, adesso... però è stato un continuo ripetere, cioè non è che chiudevano la scena, è stata una scena lunghissima. Io mi ricordo Xenia che era provatissima da questa cosa, perché lei diceva che si ricordava che nel suo paese picchiare i bambini è una cosa abbastanza normale, e si vede che lei ha sofferto per questa cosa. Mia mamma è scoppiata a piangere. Sua mamma, assistendo alle scene, è scoppiata a piangere. Allora Tornatore mi sembra che gli abbia detto, signora, cosa fa? Piange? E ha detto sì, allora lui gli ha detto, allora vuol dire che funziona. Sì, quella sera è stata terribile, un freddo. Quella sera lì era un freddo, poi lei è anche caduta in una pozzanghera, l'hanno dovuta ricambiare tutta da capo, aveva tre paia di calzamaglie, perché aveva la gonnellina, è caduta con le calze color panna dentro la pozzanghera. Torna indietro, ricambia da tutto. Praticamente abbiamo passato la serata in un bar, tutte le volte che smettevano di girare. Praticamente eravamo seduti io e Xenia sulle sedie. Scommetto che ti piacciono le fragole. Hai vinto! Praticamente ha messo la faccia dentro il frigorifero, mi sono girata e ho visto l'aiuto regista che aveva una torta tutta in faccia. Allora io sono scoppiata a ridere. Mi è stato chiesto di fare una luce fredda, sì, che non desse grossi appigli narrativi, in modo che non si capisse bene dove eravamo. È un film fatto in modo tradizionale, non c'è nessun intervento in digitale, il ritrovamento dell'automobile. Quello Giuseppe sognava di girarlo con un cielo grigio, sì, sì. E abbiamo cercato poi di elaborarla perché il piano di lavorazione non permetteva spostamenti. Vediamo un'altra inquadratura bellissima, quel primissimo piano a lente bifocale, quando Haber va a rubare nell'appartamento e c'è la Rapoport. Tornatore ha detto che è un'inquadratura difficilissima da realizzare, perché? Molto scomoda, è complicata perché all'attore lo costringe a movimenti molto controllati, quindi gli toglie immediatezza nella recitazione. È complicata in termini pratici, non in termini di idea fotografica. Sì. Ma tutto, a conti fatti, le conviene prendere l'altro. Ma guarda, è stato complicatissimo l'appartamento, perché eravamo un terzo piano senza la possibilità di una gru e senza balcone. L'aspetto più faticoso, l'esistenza alla puzza, ho detto tra me e te, in una situazione così disagiata, così difficile in termini proprio fisici, ti accorgi che un'attrice sostiene una performance in quella situazione con una naturalezza e con un sacrificio tale per cui quello che tu stai facendo è meno della metà di quello che lei sta facendo. Non era una situazione insicura, poi ci sono punti in cui la produzione aveva portato del terreno nostro e ha predisposto a che si facessero certe cose. Poi noi non siamo stati fortunati quanto volevamo, perché Giuseppe voleva molto questi uccelli neri sul cielo e potevamo averne di più, ma ci hanno spiegato che in certi momenti della giornata mangiano di più e in certi mangiano meno, e nel momento in cui inquadravamo il cielo, se mi ricordo bene, probabilmente era una situazione in cui ce n'erano di meno, avrebbe voluto il cielo nero. Senti, ma a proposito di uccelli, c'è un'altra sequenza in cui lei perde la bimba, no? E poi compare Placido. C'è un'inquadratura in cui lei corre in mezzo a uno stuolo di uccelli che poi volano. Noi li abbiamo richiamati semplicemente con del mangime, c'erano gli uccelli del parco, sì, sono arrivati, è stata una cosa molto più semplice che non richiamare i gabbiani della discarica. Le scene di tortura sono state delle scene più comode del film, eravamo in teatro senza nessun tipo di problematica esterna, tu hai visto praticamente i frammenti di scene che erano molto più articolate e che poi in montaggio si sono condensate in frammenti. Di sequenza per sequenza bisognava i giornalieri e poi cominciamo a montare. Adesso per questo che succede per Tornatore, in altre situazioni io magari monto e poi mi confronto con il regista. Con Tornatore abbiamo dei tempi
molto più diradati, perché lui fa sempre film abbastanza importanti, per cui lì ci vuole tempo. Dopo aver montato una sequenza magari poggiamo una musica, però che sarà quella lì. Ennio in qualche modo registra dei pezzi che sono stati concordati con Tornatore, e noi proprio in fase di montaggio con la musica diamo anche un ritmo musicale a certe scene, che in quel momento ha bisogno di un ritmo musicale. Diciamo che questa Gina è come una gran bambinona. Certo, è un personaggio che rimane impresso, secondo me, anche perché esiste un tradimento dell'amicizia, tradimento, diciamo, di una felicità insperata, cioè andare a dividere una pizza, un cinema, che è una confessione di aver preparato quella piccola sua cassafortina, di piccoli regali, cioè tutto questo non era vero, e questo è dolorosissimo. Ci sono delle persone che mi hanno detto forse doveva essere più cattiva. Invece io ricordo proprio con Xenia Rapoport, Xenia mi ha detto: sai, io credevo che tu fossi arcigna, perché per lei pure è stato difficile. Perché c'è qualche cosa di più, secondo me. Ogni tanto tu devi avere l'impressione che lui possa entrarci nella storia. Ogni tanto tu devi avere il sospetto che lui possa avere qualche legame in più con lei. Nel personaggio di Muffa c'è questo aspetto non certo poetico del nostro paese, che però Tornatore ha voluto mettere in scena. Io ormai ho un'età in cui non mi interessa più l'idea di essere amato dal pubblico, quanto mi piace essere, avere un rapporto col pubblico di sfida, direi, perché è quello che deve fare un artista. L'artista deve provocare il pubblico, rischiando naturalmente anche sulla notorietà, però io da quando ho fatto questo mestiere ho sempre pensato che devo costruire una mia personalità, e se poi il pubblico pensa che quella personalità non sia gradevole, è un problema suo, voglio dire. Certo, un film come La Sconosciuta non farà mai quegli incassi, perché l'uomo ha paura di guardare dentro se stesso, questa è la verità. Il fratello di una mia amica mi ha detto: io non l'ho visto, lo rifanno a Piazza Vittorio, ti dispiacerebbe se venire? Comunque io sono andata così, e mi ricordo ancora due ragazzini che erano davanti a me quando si sono girati nella fine del primo tempo, così ha detto, hanno usato delle parole, e ti dirò la verità, pure io lo pensavo, dicevo, ma ero incantata come spettatore, ero incantata del film che mi aveva già colpito per tanti. E poi, perché non dirlo, ero incantata anche di me, dicevo, ma guarda, come se parlassi di un'altra, persona. Io non sono come quelle persone che dicono: ah, ma non mi interessano i premi. No, che c'entra? I premi sono un premio al mio lavoro, dunque perché non sono sempre stata all'interno di una cinquina di grande qualità, sì. Tutte e due le volte che ho vinto il Davide. Il personaggio di Gina, che secondo me dà una dimostrazione attorale che di grande respiro e anche di una certa difficoltà, e pensavo io, anch'io così. Invece questo non è successo, ecco, diciamo che mi sembra che La Sconosciuta fosse più prezioso, più ricco, certo, come personaggio, più ma evidentemente questo non so, e non saprei dire che cosa ha fatto sì che vincessi con altre signorine, come le chiamo io, non so, ha dato più rilievo a questa che a altre, forse sbagliandomi, perché altre hanno colpito di più, forse non sono un buon giudice. La Sconosciuta ha preso nulla per il montaggio, neanche La Leggenda del Periodista ha preso nulla per il montaggio. Non era un montaggio semplice, perché tieni conto che c'erano 36 playback, 31 playback, tutti i pezzi musicali suonati, l'intera sequenza veniva costruita sulla musica, e quello l'ho montato in Moviola, non in Avid, e anche in quell'epoca mi confrontai con dei film che forse... Sì, è chiaro che il Davide ti fa piacere riceverlo, perché è un premio. Io a volte non so quanto siano giusti questi riconoscimenti, però non lo dico e neanche ci penso, perché se arriva ce lo prendiamo e ringraziamo. Andiamo avanti, continuiamo a lavorare facendo delle belle cose, dei bei film. Non so perché non è riuscito ad andare alla cinquina con gli Oscar, perché se andava forse vinceva, forse.
Molte volte poi gli americani avrebbero un'Italia come se lo immagino, ma l'Italia è profondamente cambiata in questi ultimi anni, ahimè ha dei lati spiacevoli, e il nostro lavoro è quello anche di mostrare quella roba là, insomma. È stato premiato fino a un certo punto, perché sappiamo che è entrato nei 9 prescelti, poi all'ultimo momento forse non se la sono sentita, abituati come erano da questo autore a vedere film estremamente lirici. C'è stato, quando è uscita La sconosciuta, per cui dopo un anno ci sono state delle richieste, alcune le abbiamo dovute scartare perché in quel momento c'era troppa carne al fuoco. Non è facile buttarsi a capofitto come c'è stato proposto, lì è lavoro, bisogna lavorare. Allora, se metti sul piatto della bilancia lo sforzo che deve fare una famiglia per mantenere comunque una sua stabilità e soprattutto lo sforzo che deve fare un bambino di questa età, che va a scuola, era la sua età, lei non può stare sul set più di 7 ore, teoricamente comprensive anche delle ore di studio. È impossibile, è vero che ti danno l'insegnante, però bisogna considerare che non bisogna sovraccaricare sempre pur sempre un bambino. Allora, è vero che sarà anche bello, non per me personalmente, avere la gente che ti ferma per strada e che diventi una persona famosa, però torniamo indietro, è lavoro, è faticoso, poi avere un bambino che è stressato, stanco, e non solo lei, cioè comunque tutta la famiglia. Allora, che ben venga un'altra esperienza, volentieri, però magari ecco, un po' più contenuta. Poi vorrei andare all'università e comunque laurearmi in biologia. Penso che il rapporto di affettuosità, di attenzione, ecco, che ha avuto Tornatore per me, non lo dimenticherò. Dire che mi piacerebbe lavorare ancora con lui è superfluo. Devo dirla tutta, ma ribadito un paio di volte durante le camminate, dopo cena, tornando verso l'albergo. Tu, Albert, sei un attore, cazzo, tu hai bisogno di essere, di fare delle cose ancora più. Prima o poi, guarda, devo farti fare un protagonista, devo farti fare un protagonista, magari. Speriamo che si ricordi, speriamo che accada questo, che scriva qualcosa pensando a me. Sarebbe fantastico, sarebbe. Poi posso anche morire, posso anche. Lasciamo questa testimonianza con lui e poi. Sai, si parla, poi bisogna vedere se sono queste cose. Io te lo giuro su mia figlia che me l'ha detto, poi bisogna vedere se questa cosa accade, speriamo. Quella fotografia l'ho fatta perché sono stato indotto a farla con loro. Certo, avevo le potenzialità per poterla realizzare, ecco perché l'ho scelto. Però in realtà lui mi ha veicolato molto. Il cinema non è così lineare, così semplice. Magari tutti lo farebbero con un atteggiamento da impiegato, invece no, ogni inquadratura nasconde una bellezza propria, una difficoltà, una semplicità, ed è per quello che ci svegliamo la mattina contenti di andare a fare questo mestiere, perché non sappiamo fino in fondo che cosa incontreremo. Il giorno in cui lo sai forse devi cambiare mestiere, quello che ho fatto io dopo aver fatto 10 anni l'operatore di macchina molto bene, ma quando mi è stato detto che avevo fatto un movimento di macchina straordinario e tutti erano contenti, non ho provato nessuna emozione, era il momento di cambiare. È un film che ho visto tante di quelle volte, ma sono stato lì sempre a bocca aperta come se mi avessi per la prima volta. La sconosciuta è stata un'esperienza straordinaria.